Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Con questa domenica iniziamo un nuovo anno liturgico, un anno che ci permetterà, nella circolarità del tempo, di celebrare l'intero mistero di Cristo. E nella sua pedagogia, la liturgia della Chiesa inizia l'anno liturgico con il tempo dell'Avvento, con il tempo dell'attesa, un tempo relativamente breve, della durata di 4 settimane, diviso in due tempi o in due parti. Dalla prima domenica di Avvento al 16 dicembre, la prospettiva dell'attesa è quella escatologica, quella della fine dei tempi. Dal 17 al 24 dicembre l'attesa si concretizza nella storia, nell'attesa del Messia che nasce. Ecco perché il brano del Vangelo che abbiamo appena proclamato usa il linguaggio apocalittico e ci orienta nella dimensione escatologica, nell'attesa finale del Signore Gesù, che verrà alla fine del mondo. E oltre al linguaggio che Luca usa, tipico del linguaggio della fine dei tempi, dell'Apocalisse, ci vengono date alcuni atteggiamenti da usare proprio per vivere bene l'attesa del Signore, perché attendere è una prerogativa fondamentale. Noi non attendiamo qualcosa, non attendiamo una realtà che può o non accadere, noi attendiamo il Signore che verrà a riprenderci. E in questa attesa siamo chiamati a due atteggiamenti fondamentali: a vegliare e a pregare, per non farci cogliere impreparati. In fin dei conti è come se il Signore ci dicesse: vivi ogni giorno, ogni ora, ogni attimo, come se questo fosse il primo, l'ultimo, l'unico della tua vita. E questa è la dimensione del vigilare, come le vergini sagge di cui parla il Vangelo, che alimentano giorno per giorno la propria lampada per non farsi trovare con la lampada spenta e sprovvista di olio per poterla eventualmente riaccendere. Vegliare è la prerogativa di chi sa che colui che ha promesso è fedele e pertanto adempirà la sua promessa. Vegliare è di chi scruta l'orizzonte, sapendo che resta poco ancora della notte e che l'alba sta per iniziare. E questa veglia diventa orante, diventa cioè preghiera, per non lasciarci distrarre da tutto ciò che può essere preoccupazione mondana. Ecco perché Gesù ci dice: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Stare attenti per evitare che questo giorno non ci piombi addosso all'improvviso, come chi esorcizza il pensiero della morte, come se questa non dovesse accadere mai. Gesù invece ci raccomanda di essere pronti, desti, attenti,
per questo incontro amorevole tra Lui e l'umanità, un incontro fatto di amore, fatto di giudizio, ma soprattutto fatto di misericordia. E il tempo dell'Avvento ci fa sperimentare questa grande dimensione dell'attesa. Ecco perché tre sono i personaggi fondamentali con cui ci incontreremo in queste 4 settimane. Il profeta Isaia, che più di ogni altro porta in sé l'eco struggente del popolo di Israele che attendeva la liberazione. Giovanni il Battista, per la sua singolare vocazione ad essere colui che prepara la strada al Signore che viene. E nel Battista vi troviamo la vocazione di ciascuno di noi, che è chiamato a dire: ecco, sta per venire qualcuno a cui io non sono degno di sciogliere le gacci dei sandali. Preparategli la strada, preparategli la via. E infine Maria. Maria che attende il Figlio di Dio che nel suo ventre verginale si fa uomo. Maria è la donna dell'attesa per eccellenza. Monsignor Tonino Bello dice che nel vocabolario di Maria il verbo attendere è l'infinito del verbo amare, anzi è amare verso l'infinito. Ecco, viviamolo così questo tempo liturgico, nell'attesa vigile e orante, perché l'avvento del Signore non ci colga impreparati, ma ci trovi pronti e vigili ad accoglierlo nella nostra vita, ad entrare con Lui nella grande festa dell'eternità.